Oggi abbiamo fatto quell'autogol e si è rovinato tutto. Possiamo, la squadra di Casciotto non può finire il primo tempo 1-1, appunto una diretta concorrente per la Salvezza, poi tutto quello che abbiamo fatto con la Lazio è stato buttato, perché con la Lazio abbiamo fatto una grande partita e oggi non abbiamo fatto quella grande partita. Mercoledì ci sarà un'altra partita dello scontro diretto, ma se giochiamo così la vedo brutta. Io a un certo punto ho mollato, ma non manco più di parlare, ma no, perché? Perché dopo un po' che vuoi fare? Allora, come spoglio io? E va a giocare io. Quindi lasciamo stare gli arbitri non c'entra niente. Adesso se vogliamo salvare dobbiamo uscire di carattere. Però ovviamente serve anche giocatori nuovi e devo rimanere, non so chi chiamare, non so, vediamo, non lo so. Non ho idea, sicuro servono almeno un centrocampista in dimensione di un attaccante. Questo è fondamentale. Per me oggi è più della sconfitta, che questi sono 6 punti persi, non so 3 punti, perché è uno scontro diretto per salvarsi. E noi che mi dicono che ancora siamo all'ottava giornata, la classifica è quella, 7 punti, se quell'altro oggi vinco siamo terzi ultimi. E quindi, non so, guarda, non mi ricordo neanche quanti loro c'erano. Per pari 6, se mi ricordo bene, è perciò. Proviamo a fare questi punti mercoledì, speriamo che lo capiscono, chi non lo capisce viene tagliato fuori dalla rosa e fanno gente nuova, perché io mi devo salvare, non è che non prendiamo freddo qua a vuoto, né io e né ragazzi, e neanche voi che state lavorando. Sicuramente è stata una prestazione con la P maiuscola, e abbiamo dato tutto quanto fino alla fine, ci abbiamo creduto, abbiamo portato i 3 punti a casa, è stata una partita bellissima sotto l'aspetto tattico, e bella incisa. Abbiamo giocato molto bene, mi è piaciuta come è entrata la squadra nel secondo tempo e sono contento di questi 3 punti fondamentali soprattutto per la classifica, che noi puntiamo alla salvezza e oggi abbiamo dato il massimo e abbiamo vinto. Quello sicuramente, però noi guardiamo partita per partita, e perché l'anno scorso è stato l'esempio, cerchiamo di dare il meglio ogni partita, che qualunque sia la squadra, e va bene così, vedremo partita dopo partita.